I punti più controversi del decreto sono quelli che prevedono l'esclusione della Corte dei Conti dal controllo concomitante sullo stato di avanzamento dei progetti legati al PNRR e la proroga a giugno 2024 dello scudo erariale per gli amministratori. Norme inserite in un decreto che, per la pubblica amministrazione, prevede circa 3.000 nuove assunzioni, 2.000 solo nelle forze dell'ordine, e la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato con più di 36 mesi di anzianità. Il 15% dei posti dei concorsi pubblici per le figure non apicali sarà riservato ai volontari del servizio civile. Viene poi esteso a 36 mesi il periodo massimo di aspettativa non retribuita, riconosciuto ai dipendenti pubblici. Vengono affidati alla struttura per la prevenzione antimafia, istituita presso il Ministero dell'Interno, i compiti di contrasto alle infiltrazioni criminali nei contratti per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Nel decreto, infine, con accordo unanime, si elimina dagli atti pubblici la parola razza, che sarà sostituita da nazionalità.